canale YouTube di Luigi Gaudio. Dopo il 1000 verso una nuova società. Ecco, indubbiamente il passaggio dell'anno 1000 fu un passaggio fondamentale, molto più di quanto è avvenuto con l'anno 2000, in quanto a quell'epoca le persone molto superstiziose credevano che nell'anno 1000 ci sarebbe stato il giudizio universale, l'apocalisse. Alcuni erano proprio convinti di questo. Di fatto questo non ci fu, e già questo fatto senz'altro ridiede una maggiore fiducia alle persone che vivevano nell'Europa. Oltre a questo si crearono determinate condizioni. Per esempio, noi abbiamo spiegato che fino al 950 circa si erano moltiplicate le invasioni, le razzie, i saccheggi da parte di ungari, saraceni, normanni. Poi però le cose si erano andate stemperando. Abbiamo visto per esempio come gli ungari abbiano creato un loro regno in Ungheria, abbiamo visto come i normanni abbiano creato dei regni in Francia, in Italia meridionale. Il fatto che non ci siano più tutte queste invasioni, anche per esempio le epidemie erano diminuite, ce ne erano state parecchie invece nel periodo precedente, tutto ciò fece sì che ci fosse un miglioramento. Da un punto di vista, per esempio, agricolo, sono molti i terreni da bonificare e furono moltissimi i terreni da bonificare. Pensate a questa zona, non so, Monimondo, i Cistercensi, vicino ad Abbiategrasso, era tutta una palude, acqua, acquitrini, e furono bonificate queste zone così come molte altre zone. Solo questo fatto sta a testimoniare che ci fu una fase di progresso. Se era necessario bonificare altri terreni, vuol dire che la gente, per esempio, si moltiplicava, quindi una crescita demografica, c'era bisogno di dare da mangiare a più persone. E questo è una testimonianza di come le cose siano rinate, rifiorite dopo l'anno 1000. Ci furono molti progressi nell'agricoltura, si espansero le terre coltivate e furono concesse delle franchigie ai contadini. Cioè, contadini, voi lavorate la terra, è importante questo per tutti noi, è importante per voi ma anche per chi detiene il potere. Quindi voi siete liberati dalle tasse, per esempio, c'è una franchigia. Questo quindi favorì i contadini che andavano a dissodare, a coltivare i campi, a popolare le terre. Ancora, in questo periodo furono introdotte delle innovazioni tecniche. Allora, tu prendi un campo, se lo lasci a riposare per un anno, questo campo poi dopo continuerà a produrre tanti frutti, tanti prodotti. Se lo lasci a riposare invece che per un anno, per due anni, ancora meglio. Cioè questo campo sarà ancora più produttivo, fecondo e fertile. Ecco quindi che si passò dalla rotazione biennale alla rotazione triennale dei campi. Passiamo a parlare dei cavalli. Prima i cavalli per trainare i carri, oppure anche per trainare l'aratro in certi casi, ma soprattutto i carri, avevano un collare che li stringeva al collo e quindi impediva loro di lavorare bene. Comprimeva la trachea dell'animale. Ebbene, inventarono, lo chiamano il basto. Questo basto, invece che trovarsi a livello della trachea del cavallo, era più in giù, quindi non comprimendo la trachea, permetteva all'animale di lavorare meglio, di tirare meglio il carro. L'invenzione del basto, quindi, fu importantissima. La tecnica, la tecnologia, per tantissimo tempo era rimasta ferma. Ora invece la tecnologia riprende, è necessario che riprenda, non ci sono più gli schiavi che lavorano per gli altri, ci sono i coloni, ci sono i contadini. La rotazione triennale si diffuse in parecchie regioni dell'Europa centrale, soprattutto Francia, Germania, ma anche dell'Europa dell'Est, attuali Polonia, Ungheria, tutto il corso del fiume Reno e anche del fiume Danubio e in parte dell'Italia settentrionale nella pianura padana. Mentre invece ancora nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale si continuava ad utilizzare la rotazione biennale. In questo periodo si ebbe anche la rinascita delle città. In realtà le città non erano mai state soppresse del tutto, però di fatto la popolazione in certi periodi, per esempio delle invasioni, era andata verso le campagne, a lavorare, a vivere nelle campagne. Le città si erano spopolate. E pochissimi erano rimasti in queste città.
Adesso invece le città dopo il 1000 si ripopolano, anzi si creano nuovi centri abitati, i borghi, e le persone trovano di nuovo da lavorare nella città come artigiani, come mercanti, vedremo, invece che nelle campagne come contadini. Quindi una nuova diffusione, un nuovo sviluppo delle città. Parallelo a questo ci fu lo sviluppo del commercio, delle fiere. Le fiere, luoghi in cui, a dir la verità, anche nel pieno dell'economia curtense, economia di sussistenza, c'è la testimonianza, noi abbiamo la testimonianza per esempio che a Cremona si passava, da quella città si doveva pagare le tasse perché c'era qualcuno che commerciava, c'erano dei surplus anche all'interno dell'economia curtense, ma è chiaro che in questo periodo, dopo il 1000, aumentano i traffici, aumentano i commerci, si va nelle città per le fiere, vuol dire quindi che i prodotti alimentari surplus, prodotti in eccesso, vengono venduti in queste fiere. I mercanti oltretutto commerciano e portano i prodotti anche in luoghi più lontani, non solo all'immediato contado, e c'è uno scambio commerciale che prima invece non c'era. C'è la produzione di beni, non solo di beni di sussistenza, di sopravvivenza, ma anche di beni di lusso, di manufatti, prodotti con utensili o macchine. Tutto questo quindi testimonia di un dinamismo economico che è testimoniato anche dal fatto che vengono coniate delle monete. Vi ricordate che ai tempi di Carlo Magno, per esempio, lo stesso Carlo Magno aveva detto: le monete d'oro prendetele dai bizantini, perché, o dagli arabi addirittura, perché noi di qua di oro non ne abbiamo. Ebbene, adesso invece riprende a circolare l'oro, si coniano monete d'oro come il fiorino fiorentino. A partire dal 1248 aumentano gli scambi, pensiamo per esempio al sale, agli alimenti, alle bevande, la pietra, il marmo, il legname, i metalli, le pelli, la lana, i coloranti, poi ancora le spezie. Sapete come fosse importante il commercio delle spezie, spesso provenienti dall'Oriente, pensiamo a pepe, cannella, noce moscata, i coloranti. Tutto questo quindi testimonia di un dinamismo che prima non c'era. Accanto a questo, oltre al dinamismo economico, vi è anche un dinamismo culturale, per esempio circolazione non solo di denaro ma anche circolazione di idee, possibilità di cambiamenti sociali, di salti di classe sociale, diventare mercanti, diventare commercianti per esempio. Soprattutto tra i mercanti infatti conta il gusto del rischio, la libertà di iniziativa, di movimento, l'intrapresa economica. Bisogna quindi per esempio riuscire a vendere e comprare merci senza pagare i pedaggi, i balzelli che per esempio certe volte i vescovi o i responsabili delle città imponevano, oppure i signori, i feudatari, i vassalli. C'era l'orgoglio di appartenere a una comunità, la comunità appunto dei mercanti, quindi come vedremo poi dei borghesi, che diventeranno i protagonisti della storia nei secoli successivi, soprattutto con i comuni. Questi valori trasformarono profondamente la società da feudale a una società del comune. Altri video didattici su